i capelli solamente per fare invidia se viene Stefano Di Segni. Ah beh, allora lui ce li ha tutti bianchi. Esatto, appena viene Di Segni sorbole. Davide, noi ne approfittiamo. Cioè, tu fai, ok, vignette, fumai la matita in mano, ma è anche macchine fotografiche. Sì. Cioè, che cosa... Com'è adesso? Ma io ho sempre fotografato, però diciamo che da quando è arrivato il Facebook, l'internet, eccetera, eccetera, ho avuto maniera di dire vabbè, adesso le pubblico, le metto lì. E allora ho tirato fuori cose vecchie, cose antiche, ho ritirato fuori le macchine e poi sono passato al digitale, che è molto più comodo. Però io ho sempre fotografato. Io ho cominciato scrivendo da piccolo e fotografando, poi queste due cose sono diventate fumetto. E io fotografo per la strada, e poi se tu vai a vedere la pagina dei ritratti troverai molti, molti fumettisti, attori, gente del nostro mondo. Ma quindi è diventato anche la tua fonte di guadagno, diciamo, o lo fai per professione o cosa? È diventata anche una piccolissima fonte di lavoro, nel senso che ho fatto calendario della LAV l'anno scorso o due anni fa. Lega Antivivisezione. Della Lega Antivivisezione. Però mi chiamano, quelli che mi conoscono, gli amici, cioè io non mi sono mai presentato come fotografo. Io sul mio biglietto da visita c'è scritto fotografo, ma nessuno sa che è un verbo. Cioè io. Capito? Però devi scrivere io fotografa. No, perché fotografo dopo sembra che sono una donna.